settimo tramonto serio. L'autrice si presenta. Il grande autore di oggi è Triestino, ha navigato effettivamente come ufficiale marconista negli anni 60, su navi da carico con bandiera panamense. In tarda età, e soltanto in tarda età, si dà alla scrittura. Ha pubblicato infatti due romanzi con un terzo in procinto di pubblicazione, che fanno parte di una saga. Salutiamo Oriano Galvanini. Grazie Claudio dell'opportunità, che tra l'altro inaspettata, che mi hai offerto, e resto in attesa delle tue domande. Intanto complimenti, quindi hai navigato, sei un uomo navigato, come suol dire, hai veramente navigato in tutti i mari possibili. Sono abbastanza navigato. Allora, Oriano, è un piacere parlare con te. E, hai molto da raccontare, sei sicuramente un uomo, insomma, interessante, con un bagaglio, come dire, culturale e di vita immenso. Veniamo alla scrittura. Hai pubblicato una saga composta da tre romanzi, di cui due già pubblicati e un terzo in fase di pubblicazione. La saga si chiama La saga della Fenice, appunto. Vuoi parlarci, vuoi introdurci nella tua saga? Volentieri. Dunque, l'idea è nata praticamente per caso. Quando mi sono trasferito in questa vecchia casa di campagna, mi sono portato dietro tutti i libri e, mettendoli a posto negli scaffali, mi è capitato in mano un vecchio manuale di radiotecnica, assolutamente incomprensibile oggigiorno perché è una cosa da antiquariato, e con un po' di nostalgia ho cominciato a sfogliarlo e mi sono detto: nessuno o pochi sanno cosa fa un ufficiale marconista a bordo di una nave oggigiorno, perché è una figura scomparsa da tanti anni. E allora ho cominciato a pensare, ma quasi quasi, cerco di ricordarmi le mie avventure in mare e metto giù un romanzo. Ho cominciato a scrivere. A metà mi è venuto il dubbio, ma non vorrei annoiare il lettore, perché insomma i racconti di mare, le tempeste sono tutte uguali, le avventure nei porti si assomigliano tutte, la vita a bordo è sempre quella. Ho detto, temo di annoiare il lettore. Allora mi è venuta l'idea di inserire un po' di mistero nella storia e ho cominciato, richiamandomi alla mia passione che da sempre ho avuto per la storia dell'universo, per l'astrofisica, che mi ha sempre interessato e attratto da autodidatta, curioso. E per cui ho cominciato a inserire un po' di mistero. Il personaggio della storia di mare è un giovane ufficiale marconista che comincia a navigare e a un certo momento si imbatte con un personaggio misterioso che, per farla alla breve, lo porta all'interno di una organizzazione che si chiama appunto La Fenice. Questa è un'organizzazione, diciamo, segreta, che ha come scopo riunificare il mondo sotto un unico governo e diffondere benessere e pace in tutto il mondo. Cose bellissime. E per far questo dispone di una tecnologia avanzatissima che all'epoca non era neanche immaginabile, per cui lo attirano, diciamo, in questa organizzazione, si inserisce molto bene, era stato scelto perché era stato ritenuto adatto mentalmente a far parte
di questa organizzazione e entra in questo nuovo mondo. Una cosa straordinaria per lui, e gli si apre proprio una cosa che non poteva immaginare all'epoca, tecnologie e tutto. In breve, fa carriera, diciamo, in questa organizzazione, raggiunge i massimi livelli e si sposa e il suo figlio continua a prendere il suo posto. A un certo punto la Fenice raggiunge i suoi scopi, riunifica il mondo sotto un unico governo, in pace, tutto funziona a meraviglia, e decidono di rivolgersi verso lo spazio. Inizia un'esplorazione dello spazio con le tecnologie straordinarie che hanno a disposizione. Per cui una flotta terrestre comincia a viaggiare nello spazio e incontrano su un pianeta misterioso degli esseri incorporei. Inaspettatamente questi esseri chiedono l'aiuto di questi, dei terrestri, per combattere una specie che non vuole vivere in pace con le altre specie praticamente. Questi esseri hanno come missione, sono un po' misteriosi anche per questo, non si capisce da dove vengono, chi sono, però hanno la missione anche loro di far vivere in pace tutte le specie dell'universo. Il comandante della flotta è d'accordo con loro, organizzano una flotta eccezionale e combattono e vincono questa specie, per cui i terrestri diventano la specie predominante nell'universo dopo aver visitato vari mondi. A questo punto sorge il dubbio chi ha fondato la Fenice sulla Terra, perché le origini sono misteriose, e scoprono che sono stati proprio questi esseri incorporei, che poi a un certo punto scompaiono, non entrano più in contatto con i terrestri. Questo nella fine del secondo volume crea a tutti i personaggi il problema perché sono scomparsi, e cominciamo a cercare di ricontattarli per capirli, per conoscerli meglio. Tra le altre cose vengono scoperte delle porte che permettono di viaggiare nello spazio istantaneamente, e si mettono alla ricerca di questi esseri incorporei. Alla fine del secondo volume scoprono anche un sistema per viaggiare nel tempo e continuano questa ricerca in varie epoche. Il terzo volume, ripartendo da questa situazione piuttosto strana, diciamo, evidenzia un fenomeno che in fisica esiste, appena poco conosciuto, ma esiste, che si chiama l'entanglement, l'intreccio. È una particolarità della fisica quantistica che assicura che due particelle possono interagire istantaneamente anche a distanze enormi. Sulla base di questi fenomeni cominciano a cercare sempre questi incorporei, che hanno affermato di essere al di fuori del tempo e di esistere in ogni tempo. Tra l'altro hanno affermato anche che tutte le teorie, le teologie degli umani nel corso di secoli sono completamente errate e non rispondono assolutamente alla realtà dell'universo. Per cui questo gruppo della Fenice, di scienziati che si dedicheranno al problema del tempo, e dei militari, diciamo, che si occuperanno dell'altro problema, formano questi due gruppi. In pratica, uno va alla caccia della quinta dimensione, cioè il super tempo che dovrebbe comprendere anche gli incorporei, e l'altro vanno alla caccia di Dio. Questo è il succo di tutto. Beh, molto interessante, veramente molto interessante.
Io ci posso aggiungere, io ho sempre cercato di navigare ovviamente con la fantasia, ma di partire da basi scientifiche reali e provate. Dopodiché quelle che non sono state completamente esplorate, ci penso io ad andare avanti con la fantasia. Ecco, questo. Bene, è un bene che ti sia dato, anche se in tarda età, alla scrittura, perché sicuramente i risultati ci sono e sono molto interessanti e apprezzabili. Intanto, quando uscirà il terzo volume? E penso che sì, entro quest'anno sicuro, ma non 3 mesi sicuramente. Perfetto, quindi entro l'anno sì. Entro l'anno sicuramente, sì, perché se vogliamo è più complicato dei tre, perché riveste degli aspetti morali, teologici e anche fisici. Devo trovare una scusa dove mettere la quinta dimensione, che non è facile. È vero, quindi entro l'anno avremo in mano l'intera saga completa, sì. Oriano Galvanini, intanto dove trovare gli altri due? In tutti i porti? No. Su Amazon. Quindi nel porto di Amazon. Dal porto di Amazon sono ormeggiati tutti lì. Perfetto, quindi andate su Amazon e cercate i primi due libri, diciamo i titoli dei primi due libri della saga. Sagra della Fenice volume 1 e volume 2 che ha come sottotitolo Imperium, siccome c'è. Certo, quindi i primi due libri già disponibili, il terzo a certo. Brevissimo. Ok, Oriano, dopo la saga prenderai una pausa o... Ma ho in mente qualcosa, ma non di fantascienza, qualcosa di una descrizione della, diciamo, della Udine degli anni 50. Con personaggi, ma è una cosa ancora molto in embrione. Va bene, aspetteremo, aspetteremo. La mia passione è la fantascienza, comunque. Va bene, ripetiamo, la saga della Fenice di Oriano Galvanini su Amazon. Ciao Oriano, grazie. Ciao Claudio, ti ringrazio.